Lucia a Dario. Dove sei nata? Sono nata in un piccolo villaggio del comune di Massa Lubrense che si chiama Acquara ed è meraviglioso. Perché? Perché la mia nonna aveva comprato una casa dagli aragonesi e c'era la casa di famiglia e il mio papà ha seguito sempre la mamma, per cui io sono nata lì. Però le attività di famiglia sono state sempre a Sant'Agata sui due golfi e a Sorretto. Lì si andava solo a dormire praticamente. E quindi Capri è sempre stata il tuo orizzonte? Sì, il mio orizzonte, mi svegliavo e avevo Capri di fronte. E com'è questa infanzia caprese? Questa infanzia è piena di colline, di fiori, di libertà, perché siamo cresciute proprio in libertà. C'eravamo noi, pochissime famiglie, il mio papà aveva la prima macchina di tutta la penisola sorrentina e così via. Tutte queste cose che pian piano ci faceva crescere, ma ci faceva crescere in libertà. E questo è stato molto bello perché io andavo a piedi a Massa Lubrense, andavo incontro alla mia insegnante, salivo a piedi a Sant'Agata. Era una scorribanda continua, ma nessuno si è mai preoccupato se per la strada potevo farmi male o incontrare persone non giuste. Erano tempi veramente dove si viveva un'infanzia felice. E il cibo com'era? Cibo sano, perché avevamo i contadini e sotto la casa della nonna, e la nonna aveva un'altra proprietà alle falde del Vesuvio. Per cui arrivavano queste albicocche vesuviane e io quando le facevo provare ad Alfonso dicevo, perché lui mi portava la frutta, io dicevo, ma non sono quelle vesuviane della nonna. E lui non capiva, quando poi un giorno ha scoperto queste albicocche, ha detto, hai ragione, è un'altra realtà, un altro mondo. E pian piano scoprivamo i sapori insieme, perché poi la mia famiglia è stata sempre amica della famiglia di Alfonso. E Alfonso ed io siamo cresciuti insieme, anche in questi percorsi da bambini. Giocavamo in bicicletta, giocavamo a cucinare, giocavamo sempre. Quindi il vostro è un amore che è iniziato in tenera età? Non so se era già un amore, ma era chiaro, sicuramente il compagno dei giochi giusto, perché io ero, diceva mio papà e la mia mamma, sei un maschiaccio, non sei una bambina, perché le bambine stanno sedute a casa, serene, leggono i libri, invece tu stai sempre a correre sui pattini, sulle biciclette, sei un maschiaccio. E quindi Alfonso forse cercava questo maschiaccio che era complice nei suoi giochi, nelle sue scorribande anche. Quindi prima sei stata un compagno di giochi e poi sei diventata una partner di lavoro. Sì. Poi da adolescenti ci siamo innamorati. E abbiamo, anche se abbiamo avuto delle difficoltà, ma non abbiamo mollato il nostro amore. E quando ti sei accorta di essere innamorata di lui? È l'età pericolosa, 13 anni, 14 anni. È proprio un'età difficile. Un'età però che sembrava che già che sapevo quello che volevo. E oggi questo mi spaventa a pensarlo, però allora ero decisa, ero sicura di me e volevo andare avanti. E il cibo è stato uno strumento di seduzione, di corteggiamento fra voi? Io credo proprio di sì, perché eravamo adolescenti, 13, 12 anni, 14 anni e Alfonso giocava a cucinare. Ma giocava a cucinare con me e per me, perché la mamma non gli permetteva di farlo. E io ero la complice che seguivo lui in cucina di nascosto, e fregando, rubando le chiavi alla mamma di questa grande cucina dell'albergo che si chiudeva a una certa ora ed era ovviamente un luogo segreto. E noi andavamo in quel luogo segreto e Alfonso lì giocava a cucinare. E mi faceva dei piatti speciali, dei piatti unici, che allora per me sembravano una cosa veramente unica, ma
l'esibizione che lo ha travolto tutta l'adolescenza e che non gli riusciva era il soufflé di cioccolato. Era sempre con un libro davanti al forno, dicevo, ho fatto tutti gli ingredienti e i procedimenti giusti, ma questo soufflé adesso deve essere perfetto. Il soufflé cresceva dentro il forno, tirato fuori si afflosciava. Ed era il momento peggiore quello, perché era una sconfitta di mesi, di anni, però poi ci è riuscito, nella vita ci è riuscito a farlo molto bene, il soufflé di cioccolato e non solo. Quindi è stato bellissimo, è stato bellissimo. Che sapore aveva quel soufflé la prima volta che è riuscito davvero? E quello aveva il sapore, quello era la conquista, la seduzione totale. Perché ormai aveva colpito nel segno, aveva colpito nella ricetta e quindi quello ha avuto un sapore speciale tutta la vita. E poi come è andato avanti il vostro fidanzamento? Un fidanzamento molto, molto difficile, perché le nostre famiglie quando hanno scoperto che stavamo insieme, che eravamo fidanzati, e il mio papà mi ha chiuso dentro e non mi ha fatto più uscire, perché ha detto no, è follia questa, siete due pazzi, state calmi, ma adesso è proprio il caso di fidanzarvi, siete state così bene come amici insieme. E quando Alfonso ha detto ma io amo Olivia, allora la risposta di mio padre è bene, è chiusa dentro 6 mesi e non si esce più. Però avevo una cameriera di mia mamma, che lei era complice con noi, e allora lei, Alfonso, la cercava, le diceva quando scendeva, e lei mi faceva salire da una finestrina alta per farmi vedere Alfonso dall'altro lato. Quindi è stato, perché la famiglia avevano dovuto tutti chiudere i contatti con Alfonso. Quindi per 6 mesi tu non hai assaggiato cibi preparati da Alfonso? No, purtroppo no. È stata la sofferenza maggiore o minore? È stata una sofferenza, non giocare con lui, perché anche se avevamo 14-15 anni, che man mano il tempo passava, però era sempre un compagno di giochi, caccia al tesoro. Noi a Sant'Agata eravamo non solo i ragazzi di Sant'Agata e del territorio, ma eravamo insieme a tutti i ragazzi che venivano in vacanza a Sant'Agata, e le vacanze di una volta erano di giugno, luglio, agosto, settembre. Tutti rientravano a Napoli o a Roma o in Sicilia, rientravano per la scuola che si apriva in ottobre, e quindi noi avevamo questo gruppo di ragazzi della nostra età con cui passavamo delle estate meravigliose. Però poi presto Alfonso ha dovuto prendersi le responsabilità della famiglia, perché aveva un papà che non stava bene, quindi molto giovane ha avuto intestata la licenza dell'albergo di famiglia all'età di 16-17 anni, e quindi sono cominciati gli impegni, perché sì, d'estate si giocava, d'inverno si andava a scuola, però c'erano sempre i percorsi con la famiglia che doveva aiutare in portineria, ad accompagnare i clienti nelle camere. C'erano dei passaggi che la famiglia aveva degli alberghi a Roma, quindi lui ha lavorato sempre negli alberghi della famiglia Iaccarino. E si è fatto anche le ossa ad avere un contatto diretto col pubblico, però lui amava stare in cucina, e il contatto col pubblico. Era un ragazzo giovane, simpatico, si faceva volere bene, però lui è molto più timido, e la cucina era il luogo dove si esprimeva meglio. E tu in quegli anni ti immaginavi di diventare poi la sua partner anche nel lavoro? No, immaginavo solo che dovevamo lavorare insieme per poter avere una vita vera, serena. E io non potevo pensare che Alfonso lavorava dalla mattina alla sera e io stavo a casa a fare altro. Non lo potevo immaginare, perché dovevo essere il suo braccio,
e quindi non l'ho mai lasciato nelle sue scelte. Le scelte sono state meditate poi man mano insieme, però non siamo stati mai con le idee diverse. Noi avevamo sempre la stessa idea, l'idea di fare insieme bene quello che avevamo scelto di fare. E come avete convinto i vostri genitori? Non è stato un convincimento, e loro non hanno accettato, però noi l'abbiamo fatto lo stesso. E loro ci hanno compreso solo dopo anni che le nostre battaglie di lavoro di ristoratori, di albergo, perché loro vedevano che la nostra era solo una pazzia che ci avrebbe rovinati tutta la vita, che saremmo finiti all'elemosina perché abbiamo scelto un lavoro di pazzi, una strada intrapresa, quella con l'azienda agricola, che è follia totale e significa proprio tutto quello che avete lo dovete vendere per poter portare avanti questo vostro sogno. Ma questo è un sogno folle che nessuno delle famiglie ha condiviso, e ci guardavano anche un po' in famiglia da parte di Alfonso con distacco, perché dopo 10 anni che abbiamo condotto l'albergo abbiamo rinunciato all'albergo davanti a un notaio, e questa è stata la bomba che ha fatto esplodere tutto, e le famiglie erano proprio... Non parlavano con noi di questo, ma si vedeva che avevano disappunto per questa nostra scelta, diciamo una scelta di pazzi. Chi vi capirà mai? Chi ve lo fa fare? La ristorazione è una vita dura, è una vita che non ha giorni di pausa. Voi siete due pazzi, avete un albergo, avete i clienti, avete il lavoro, chi ve lo fa fare? E io ho detto col mio papà, io non lo so chi me lo fa fare, so che devo farlo, so che devo fare qualcosa per questa terra, per questo sud, per questi sapori. Io non mangio più le albicocche della nonna, io non mangio più quei pomodorini vesuviani, non ci sono più, ma perché abbiamo una terra meravigliosa, perché non possiamo ricominciare da capo ed occuparci di questo? E lui diceva, è molto bello, ma chi vi capirà mai? Chi verrà a Sant'Agata sui due golfi in questa vostra follia? E noi non abbiamo ascoltato nessuno. Veramente oggi comprendo alla mia età che siamo stati dei pazzi. Forse perché, dei visionari più che dei pazzi. Non lo so, perché abbiamo fatto una scelta così dura che se oggi dei giovani vengono a chiedermi consiglio e dicono, signora, faccio bene se faccio questo o quello, e io penso ai consigli del mio papà e delle nostre famiglie, dico, io non ho ascoltato nessuno. Voi dovete ascoltare il vostro cuore e dovete avere dei progetti ben precisi, dovete rincorrere i sogni, perché se rincorrete i sogni ce la potete fare. Se invece è tutto studiato a tavolino, questo mi dà tanto, faccio questo perché incasso, perché non perdo, non si arriva da nessuna parte. Siete delle persone che fate il vostro lavoro con onestà, ma non lasciate un segno. Se volete lasciare un segno, dovete fare le cose in cui credete, perché se ci credete, le fate bene, le fate al massimo. Questi sono i consigli che io do ai giovani che continuamente mi chiedono cosa dobbiamo fare, cosa potremmo fare. Perché quando penso a quello e alle scelte nostre, senza ascoltare nessun consiglio di famiglia, comprendo oggi che è stata una follia, però oggi comprendo anche che è stata una follia meravigliosa, meravigliosa. E la rifarei, non è che voglio tornare indietro, la rifarei. Tutto quello che ho fatto lo rifarei. Quindi anche Punta della Campanella con la tenuta di agricoltura biologica, difficile, in un territorio scosceso, dove per raggiungere dei pomodorini ben maturi nel punto giusto voi dedicate ore e ore e ore di lavoro. Un promontorio abbandonato, in preda al degrado. Oggi i muretti a secco sono patrimonio dell'UNESCO. È meraviglioso. I muretti a secco non esistevano più, erano finiti tutti a mare, tutto un degrado perché i contadini,
che avevano ancora la terra in mano erano molto anziani e non avevano più la forza di lavorare la terra, e i loro figli erano fuggiti dalla campagna perché avevano visto morire i nonni di stenti, i loro genitori pronti alla fine senza una soddisfazione economica, e loro sono fuggiti negli anni 60-70, sono fuggiti al nord nelle industrie, ma più avanti sono fuggiti nel turismo alberghiero, ristorativo, sulle barche, e hanno trovato un lavoro che dava loro dignità e che dava loro un mensile sicuro a fine mese. Hanno potuto così farsi le loro famiglie, perché in quegli anni la terra era stata abbandonata. Cioè, come se noi non avessimo più dovuto mangiare. Avevamo dovuto mangiare solo prodotti industriali e il terreno bisognava buttarlo così al degrado e forse alle speculazioni edilizie. E questo per noi era un dolore enorme. E la cucina com'era in quegli anni? La cucina degli anni 60? Oh, terribile, terribile. Una cucina delle nostre case, si è sempre avuto la cultura delle verdure, perché c'era i contadini della mia nonna che portavano le verdure, che portavano le patate del loro giardino e i loro prodotti, ma in genere si mangiava proprio male, perché si mangiavano, era arrivata la grande industria, erano arrivati i prodotti industriali, i bambini li crescevano con gli omogenizzati fatti con polifosfati in quegli anni, erano anni terribili. E la cosa allucinante è che i contadini davano ai loro bambini che nascevano in quegli anni gli omogenizzati, perché gli avevano fatto capire che erano più buoni, più digeribili, non davano i loro prodotti al bambino. Io andavo in una salumeria a Sant'Agata e vedevo gli scaffali di omogenizzati svuotarsi in 4 giorni. Ma dicevo, ma chi li compra? Signora, tutti i contadini. E io scioccata, dicevo, no, io non faccio questo, e loro che hanno il prodotto sotto mano, è perché l'informazione non è stata giusta, perché la speculazione delle grandi industrie sono entrate con le televisioni nelle case, e la televisione ha portato il boom economico, e la televisione ha mandato dei messaggi ben precisi, ben pesanti, che la gente ha assorbita e ha fatto proprio tutto questo olio di semi, gli omogenizzati, le merendine tutte industriali, non hanno mai dato un pane e olio ai loro bambini, e questo per noi è stato proprio una sofferenza, e allora ci siamo ribellati. Queste campane in sottofondo danno l'idea che c'è la una primavera. Sorta di giubilo, di giubilo alle tue parole, perché le parole che tu dici sono rivelatrici di un momento di grande buio, una specie di apocalisse verso la quale stavamo andando, sì, e invece sì, è innato tutto in sì, qualche modo. Sì. Quelli erano gli anni degli omogenizzati, del cibo industriale, anche dell'idea che i bambini andassero nutriti con dei preparati dell'industria, perché erano più calibrati rispetto ai prodotti naturali. Purtroppo, e questo è il messaggio che è passato. E questo è il messaggio che hanno dato attraverso la televisione, perché anche in questi piccoli posti dove non hanno avuto modo tanto di leggere, di acculturarsi, però la televisione era entrata in tutte le case e per loro significava dare un cibo più sano, dare un cibo più completo per i loro bambini e essere anche più moderni, perché così faceva quando andavano a scuola un bambino che andava con la sua merendina da casa con pane e olio, poteva sembrare un simbolo di povertà. Il bambino che andava con la merendina, purtroppo di quelle che conosciamo, era un bambino che se lo poteva permettere e quindi veniva anche guardato con ammirazione, e questo è stato il dramma di quegli anni. Perciò sono entrati dritti in questo spessore dove hanno fatto grandi disastri per la salute degli esseri umani, ma noi abbiamo avuto una ribellione a tutto ciò. Ci siamo ribellati al cibo immondizia. Abbiamo detto no,
noi vogliamo ricominciare da capo, noi non vogliamo più dar da mangiare e vedere da mangiare queste porcherie. E con che tipo di piatti avete cominciato questa rivoluzione? Il piatto che seduce è la pasta, la grande pasta, il grande olio, il grande pomodoro, quindi spaghetti alla Don Alfonso, dedicati al nonno. Il nonno che ha fatto la storia del turismo nel nostro territorio, che ha portato la luce elettrica a Sant'Agata, faceva il cinema in albergo, ma lui era attentissimo alla natura, alla campagna, e portava sempre Alfonso con sé da bambino nelle tenute dei contadini a sentire i profumi della mela limoncella, che è una mela tipica proprio di Sant'Agata e che abbiamo cercato di far recuperare. Lo portava a sentire il profumo delle fragole, perché ci sono anche le fragole nel sottobosco, e gli faceva sentire tutti questi profumi dei prodotti della terra. E lui da bambino, credo che i bambini hanno una spugna che assorbe, perché me ne accorgo anche quando vengono al ristorante, loro sono attentissimi, sono bambini di 8 anni, 7 anni, che hanno un'attenzione al cibo meraviglioso. E credo che questo è molto importante, un insegnamento, come abbiamo sempre pensato ancora oggi di cominciare a insegnare ai bambini il cibo della vita, perché stiamo tornando indietro, ma noi in quegli anni non abbiamo mollato. Quindi il nostro piatto speciale, spaghetti Don Alfonso. Proporre uno spaghetto al pomodorino, anzi in quegli... con tre pomodorini maturati in un certo modo, veniva veramente capito quel piatto? No, dalla gente del territorio non veniva capito, ci ridevano in faccia. Le persone di Sorrento, di Napoli, dicevano: ma quando signora ci dice la specialità, e dico spaghetti Don Alfonso, come sono fatti? Pomodoro fresco, basilico, olio. Ah, ah, ci ridevano in faccia, dicevano: ma la signora forse sta scherzando. No, provateli, perché li dovete provare per sentire il grande olio, la grande pasta, il grande pomodoro. Allora loro, quasi per farmi piacere, ma non per far piacere a loro, perché loro volevano un piatto diverso, un piatto dove avremmo messo delle cose strane dentro. E quando però li provavano, rimanevano con la forchetta così. Dicevano: oh, i nostri non sono così. Meno male, sono felice di questo, che non sono così, perché qui c'è la vita, qui c'è attenzione, qui c'è ricerca, qui c'è amore in questi pomodori, in quest'olio e in questa pasta che abbiamo fatto anni per il recupero dei grani antichi e della pasta vera di Gragnano, di Torre Annunziata. Anni, anni di lotte, di battaglie, di prove, però poi quando si lotta si arriva, è meraviglioso. Il ristorante Don Alfonso 1890 è stata la vostra più grande impresa, com'è nata? È nata perché facendo gli albergatori e vedevamo la spesa ogni giorno dei prodotti buoni, giusti, ma non si poteva avere di più perché non c'era di più. Erano gli anni dell'azzeramento totale. E allora noi non ci stava bene continuare in quel modo, perché l'ossessione era sempre il cibo e c'era questa vecchia dependenza dell'albergo. Era una villa di una zia, zia Carolina e zio Luigi, che erano emigrati in America come tutti gli emigranti del 1910-20 dopo le guerre, e loro poi non avevano figli e si erano, come il sogno di tutti gli emigranti, tornare nella loro terra e farsi una casa. E loro costruirono questa casetta a monte dell'albergo, perché il nonno di Alfonso, Alfonso 1890, perché era l'anno in cui aprì l'albergo, era diventato orfano ed era emigrato in America ed era stato accolto da questi zii che l'hanno fatto lavorare, gli hanno fatto guadagnare un po' di soldini da mandare alla mamma
per aiutarla a portare avanti la sua, le sue poche camere con una piccola trattoria. E lui però il sogno era di tornare a casa, anche hanno c'è fatto di tutto per farlo rimanere lì, è tornato e è cominciato a scalpitare, a fare la storia della pensione Iaccarino. E gli zii sono tornati e lui si è occupato di loro, mentre loro sono occupati di lui in età di adolescente, 15-16 anni, lui si è occupato di loro fino alla loro morte e poi ha ereditato questa villetta che è diventata poi dependance dell'albergo. Però essendo una dependance era lontano dall'albergo, 150 metri di viale, non tutti volevano stare nel nucleo centrale, ma era il luogo preferito da molti ospiti napoletani che volevano stare lì 2 mesi, 3 mesi in questa casetta perché era molto fresca, era molto bella, era al centro del paese, loro andavano a giocare a canasta e tutto quanto e quindi era per loro come una casa e poi andavano in albergo per la colazione, il pranzo e la cena. Ma era una dependance che si teneva pulita, in ordine, però non sono fatti mai dei lavori importanti di restauro. E noi era un po' trattata come il lazzaretto dell'albergo. Si apriva per il mese di luglio-agosto e poi si chiudeva. E noi ci siamo rifugiati lì. Abbiamo lì, pensa che la caldaia si accendeva con la legna per avere l'acqua calda. Quindi al mattino dovevamo accendere la legna per avere l'acqua calda, altrimenti non ci potevamo neanche lavare. E poi tutto il seguito per dare calore alla cucina. E lì abbiamo iniziato la nostra avventura di ristorante Don Alfonso. Nessuno ci ha voluto aiutare e quindi sono stati anni duri di sacrifici. Abbiamo preso le vecchie sedie dell'albergo, le abbiamo fatte dipingere, siamo andati a fare uno stock di piatti della Scemba, tutti diversi, erano piatti che dovevano buttare, quindi noi invece eravamo felici di avere piatti tutti diversi, di una grande qualità di porcellana, e quindi perché non volevamo i piatti dell'albergo Iaccarino, perché loro, tutti gli alberghi di famiglia, avevano lo stesso piatto con un logo che rappresentava AAI, azienda alberghiera Iaccarino. Noi, per carità, non volevamo essere riconosciuti come i figli di Iaccarino, volevamo che i clienti capissero la nostra avventura, non perché eravamo i figli di papà che avevamo un colpo di testa e volevamo fare altro. E invece non era così, abbiamo fatto sacrifici disumani e abbiamo comprato delle belle tovaglie, ma di una stoffa semplice a fiori, con un fondo marrone, con dei fiori arancio, gialli, solari, con delle portacandele bellissimi, grandi, color ambra, insomma era un ambiente molto caldo ma molto di campagna e lì abbiamo iniziato a fare tutto quello che i nostri genitori non volevano che noi facessimo. Poi un giorno sono arrivati Ansel e Margaret Keys, gli scopritori della dieta mediterranea. Avete capito subito che erano loro oppure no? No. Noi un giorno, Ansel e Margaret sono arrivati, erano ospiti di Gore Vidal, che lui ormai si era ritirato a Ravello, e Gore Vidal, quando aveva ospiti speciali, passava al Don Alfonso e sono venuti per pranzo. Lui arrivava da Ravello e loro arrivavano forse dagli Stati Uniti. E noi abbiamo avuto sempre, da quando abbiamo aperto il Don Alfonso, abbiamo avuto sempre un vetro sulla cucina, uno specchio sulla cucina, una vetrata ampia, perché la nostra cucina deve essere vissuta da tutti, perché in quegli anni le cucine erano molto nascoste, non permettevano di entrare in cucina, ma sembrava che facevano cose non giuste, forse scongelavano, non si sa, insomma in un ristorante la prima cosa che si chiudeva la cucina e non ti facevano entrare.
E noi abbiamo fatto questa bella vetrata sulla sala dal primo giorno. Che anno era? Noi abbiamo aperto nel 1973 e avere una bella vetrata era già, era bello. Gli ospiti dovevano vedere cosa succedeva in cucina. Ansel, Kiss e la moglie e Gore Vidal avevano il tavolo davanti a quel vetro, perché poi era il tavolo più ambito, tutti volevano sedersi lì e noi quando avevamo degli ospiti speciali che erano Gore Vidal non sapevamo chi erano, però eravamo felici di avere questi ospiti speciali. Ma questi occhi ce li ho ancora impressi, questi occhi magnetici di Ansel Kiss che guardava e monitorava la cucina e ogni piatto, ogni boccone, non era mangiare per mangiare, era vivere un'esperienza, era come voler mangiare un pezzo di quello, di quella storia, di quel territorio che lui stava provando. E insieme alla moglie, a Gore, si scambiava, a Gore, poi con aria disincantata, perché lui era un uomo meraviglioso, che amava la vita, che amava mangiare. Ma di fronte a questi due personaggi, lui era incuriosito e li ascoltava, perché non so se li conosceva esattamente quello che stavano facendo, Ansel e Margaret Kiss, in quel momento, ma so che erano delle persone speciali. Ma non è finita col pranzo, loro sono entrati in cucina, hanno voluto parlare con Alfonso e da lì nasce il grande idillio d'amore, perché tutto quello che poi ha fatto a Pioppi cercava sempre di parlare con Alfonso, di coinvolgerlo, e nei vari convegni Alfonso, quando ha potuto, è andato. E lui ci ha dato una chiave di lettura. Alfonso lo dice sempre: forse la nostra è stata una follia. Non sapevamo dove stavamo andando, però sapevamo che dovevamo dare dignità a un territorio ricco di saperi, ricco di sapori, e che era stato abbandonato al degrado. E con l'incontro con Ansel Kiss ci ha fatto capire che quella era la strada giusta. E quindi noi ancora più caparbiamente abbiamo continuato, e le nostre famiglie ancora a dire è follia, perché poi abbiamo venduto una villa ereditata di famiglia per comprare un terreno abbandonato. Prima ho elemosinato alla mia mamma un terreno che lei teneva ancora in mano, un oliveto, aveva in mano i contadini sul monte di Torca, il costone a fianco a Positano, e mia mamma diceva: no, è follia totale. Voi prima abbandonate l'albergo, poi volete fare i contadini. Dico: mamma, per favore, dammi quel terreno, io non chiedo niente, noi dobbiamo fare un grande olio. Noi non troviamo un grande olio. Per poter fare una buona cucina non possiamo prescindere da un grande olio. Quindi ti prego, quindi mia mamma, ma loro non me lo volevano dare per salvarmi, per far sì che non spendessimo ancora soldi e che saremmo finiti veramente all'elemosina. Ma noi non abbiamo mollato e abbiamo poi chiamato a degli amici esperti in Toscana, abbiamo detto: vogliamo fare un grande olio, costi quel che costi. E sono venuti giù, hanno detto: bisogna fare questo, grandi potature, è un oliveto abbandonato in mano ai contadini che raccolgono le olive quando è la raccolta, però finisce lì, bisogna dare vita a questi alberi. Quindi abbiamo fatto quello che loro ci hanno indicato di fare. Il primo anno abbiamo prodotto 6 litri di olio, grande scandalo in famiglia. Mio padre, di un investimento economico gigantesco. Sì, 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 sì. Noi abbiamo fatto debiti con le banche perché nessuno delle famiglie ci ha dato una lira. Ma perché un grande olio è così importante? Ti chiedo di spiegarlo, perché solo il 3% della popolazione mondiale usa l'olio extravergine d'oliva, quindi il 97% non sa nemmeno che sapore abbia. Perché è importante? Perché è un frutto, quando è sano e quando si coltiva sanamente, è un frutto prezioso, perché ha delle proprietà antiossidanti pazzesche di cui il nostro corpo ha bisogno.
Io ho un amico medico omeopata e già sapevo dell'olio al mattino perché io uso pane, olio e pomodoro e lo do ai clienti da tutto il mondo al mattino, ma lui ci fa prendere un cucchiaio o due cucchiai di olio al mattino extravergine come terapia perché ti riequilibra tutto l'intestino, tutto il corpo, è un bene prezioso che abbiamo, è un diamante che non sappiamo far conoscere al mondo, anche perché l'olio extravergine di oliva è un frutto che si ottiene per spremitura, si pressa, non per estrazione meccanica, chimica, e quindi è un frutto sano. È un frutto sano, è il frutto della vita, è il frutto che da millenni, da secoli, i nostri nonni si sono nutriti. Perché non farlo conoscere oggi a tante persone in tutto il mondo con tanti problemi di salute, di sofferenze e di tutto quanto, e darlo soprattutto ai bambini che crescono? L'olio è un bene prezioso, ma noi dobbiamo essere in grado di farlo conoscere. Ansel e Margaret Keys, la prima cosa che hanno fatto quando hanno costruito la loro casa a pioppi in Cilento è stato installare un uliveto dove prima c'erano alberi di carrube, loro hanno fatto disboscare quella parte lasciando solo due carrubi che sono i fuochi nell'ellissi ideale della loro casa, però intorno hanno messo tantissimi ulivi che hanno scelto nel tempo. Hanno anche consultato Alfonso e te per sapere quali inserire. Ecco, questa avventura nella loro casa di pioppi che vi ha anche coinvolto, tu come la vedevi in quegli anni? Come la interpretavi? L'interpretavo come due personaggi che ne abbiamo avuto tanti di personaggi nel nostro territorio, che hanno amato il nostro territorio di più degli abitanti del territorio. E avendo avuto nel mio percorso un contatto continuo con ospiti di tutto il mondo, ho compreso che questi personaggi potevano dare una svolta alla vita della gente di Pioppi, del Cilento. E li ho visti come una manna arrivata dal cielo. Dei benefattori culturali, perché oltre all'amore per il territorio hanno portato la cultura, hanno portato la scienza del cibo, che noi sapevamo di avere dei prodotti sani, ma scientificamente non avevamo la conoscenza fino a quegli anni. Tu nel tuo ristorante hai accolto tantissime star, celebrità, personaggi importanti. Chi ti ha colpito in questi tanti anni? Guarda, ho avuto dei personaggi, premi Nobel, ho avuto grandi attori, grandi attrici. Una di queste che mi ha come attrice è Julie Roberts, che è arrivata al Don Alfonso con un abitino semplice con il suo compagno in quel momento della vita e mangiava con un'attenzione anche lei, con una cultura, e ha rilasciato un'intervista: il mio sogno è venire a fare la scuola di cucina al Don Alfonso. E questo è meraviglioso perché capisci che anche dall'altro lato del mondo sono le persone che davanti a uno spaghetti Don Alfonso si emozionano, e chi non riesce a mangiarlo durante le loro vacanze nel nostro boutique hotel lo vuole a colazione al mattino prima di partire, perché è un pezzo di storia che vogliono portare con sé. Una cantante meravigliosa che amo, che lei adora la nostra cucina, è Amy Stewart, e lei ovunque siamo, lei ci deve essere, perché lei vuole il cibo della vita. Lei è una persona molto, molto sana, molto pulita, e il cibo del Don Alfonso la fa stare bene, e questo è molto bello. E un altro viaggio, oltre a personaggi, ho avuto la famosa Mireille Mathieu,
era stanca, stremata, aveva fatto un concerto a Napoli, ma ha voluto fare il suo compleanno al Don Alfonso, quindi dopo un concerto è arrivata alle 11:30, mezzanotte, e noi la stavamo aspettando, era con la mamma, la sorella, con il suo impresario e qualche amico di famiglia. Lei si è talmente emozionata, dopo cena si è alzata, ha chiamato tutto lo staff e ha cantato La Via en Rose. Un regalo. Un usignolo. Io avevo le lacrime che mi scendevano. Un artista di quello spessore, e io non ho visto mai cantanti cantare dopo pranzo, dopo cena. Ma lei non ha smesso, ha cantato fino alle 4 del mattino, quando il suo impresario ha detto: ma ti rendi conto che dobbiamo tornare a Napoli e che domani hai un altro concerto? Ma lei non voleva più andare via. Quindi il cibo buono ha un valore universale, sì, e apre il cuore della persona. Sì, sì. Beatrice d'Olanda, lì davanti a quei piatti, che guardava in cucina e annuiva e diceva: ma io non vado più via. Chiudevano la strada, c'erano stati problemi, non so, era caduta qualcosa in costiera e quindi chiudevano la strada, e lei diceva: ma io non voglio più andare via da qui. E ci sono tanti personaggi, e uno poi che non ha mollato, che doveva mangiare assolutamente a Don Alfonso, è stato Bono degli U2, che lui è un appassionato. Era in barca, in costiera, girava, telefonavano, non c'era posto, era il mese di agosto, non c'era posto, e lui chiama, dice: domani io devo andare via, quindi o stasera sono al Don Alfonso, aspetto il tavolo. Arriva lui alla moglie, si siede in biblioteca, gli porto una flutta di spumante, champagne, gli offro qualcosa per tamponare un pochino i morsi della fame, gli offro uno stuzzichino e dico: mi dispiace, il tavolo non è ancora pronto, stiamo aspettando, passa mezz'ora. Io non potevo togliere il tavolo agli ospiti, e il tavolo non era pronto. Dopo mezz'ora vado con la faccia in mano, dico: mamma mia, ancora non è pronto. Lui, mi sono seduta vicino a lui, lui si gira così con le mani giunte e mi dice: madame mia carino, je suis ici à pellegrinage. Io ho detto: lavoro 18 ore al giorno, ma io voglio lavorare 48 ore, è bellissimo. Molto spesso le persone vengono al tuo ristorante per festeggiare il compleanno, perché il cibo del compleanno è veramente il cibo della festa. Oggi è il tuo compleanno, qual è il piatto che oggi proprio desidereresti? Ho la fortuna in questo momento di avere ancora, no, 30 novembre, i pomodorini a Punta Campanella, uno spaghetti alla Don Alfonso. Quindi, sarebbe meraviglioso. Quindi è un classico della vostra storia, ma è veramente il piatto del cuore. Sì, sì, sì. Dedicato al nonno. Grazie Livia. Grazie.